2021, Arte Giovani a confronto, entriamo nella terza settimana e quindi terzo argomento. Dopo aver parlato con Pablo De di tatuaggi e dopo aver parlato con Alberto Pagliaro di fumetto, entriamo in questa terza settimana e l'argomento che tratteremo sarà la street art con le ragazze di Uova alla Pop, ragazze che si contraddistinguono per una grande esperienza e competenza in quelle che sono queste nuove forme di arte contemporanea. 2021, Arte Giovane a confronto. Terzo e ultimo appuntamento qui alla Villa Trossi Uberti di Livorno con le ragazze di Uova alla Pop. Parleremo di street art questo pomeriggio. Potete raccontarci qualcosa di questo incontro di oggi? Noi siamo il terzo appuntamento di questo catalogo meraviglioso che ha ideato e creato Giulia con le sue doti grafiche. Siamo lo sticker di Zio Fester, mi sono messa la maglietta apposta per appunto far vedere il nostro logo, il nostro simbolo che funziona da anni, e siamo qui per proporre una piccola mostra, una curva sulla street art che pensiamo possa richiamare più i giovani, quindi immagini prese dai cartoni. Il tutto parte con invece Zeb, vero Libra? Ci puoi raccontare tu di Zeb? Sì, questo è uno Zeb particolare perché è un grande Zeb che tra l'altro è in mostra alla Banca di Castagneto Carducci, fatto da quella lì con gli occhiali scuri e il rossetto, Giulia Bernini in arte Oblo. E la sua specialità è quella, è partita come quella di fare ritratti a personaggi famosi, questo e non solo, livornesi, e poi vabbè è diventata tutt'altro, però in una mostra che ha fatto con Uova alla Pop due anni fa ha fatto tutti questi tondi, e abbiamo sparso questi tondi in strada, e erano tutti personaggi famosi a Livorno. In questo caso Zeb è raffigurato un po' come Diabolik. Zeb è stato il primo street artist livornese che usava la parola sui muri. La sua frase più celebre è 20 anni che mi sembra di parlare con muri. Però è stato anche un pittore che si era dedicato alla pop art, quindi rifaceva su grandi tele personaggi pop, quindi in questo caso dei fumetti. E quindi qui abbiamo Zeb Diabolik. Poi, se posso continuare, abbiamo fatto una scelta di alcuni artisti che secondo noi sono contemporaneamente avanguardisti, sono degli street artist che, con i quali collaboriamo, ma che abbiamo voglia anche di lanciare, e quindi troverete anche Abel Bael, sembra quasi un ricamatore dei muri, usa delle simbologie, un'arte molto astratta, molto grafica, addirittura lui lavora dalle Vans, quindi proprio dalle scarpe Vans fino ai muri. Poi abbiamo portato anche gli Urban Solid, che riconoscerete con questa televisione, una scultura urbana dalla quale esce un viso che tiene in mano un telecomando. Ecco, poi entreremo nel merito magari della simbologia di questi artisti, però sono tra i pochissimi street artist che si occupano di scultura, quindi è molto particolare anche come approccio. Poi abbiamo portato anche Merione forse lo vuole raccontare Viola perché è innamorata di Merione. Io volevo parlare del Banksy livornese che comunque certo. Abbiamo portato in mostra, che è Mart, che è stato uno dei primi appunto a intervenire con la stencil art, quindi questa tecnica che Banksy ha diffuso e insegnato a tutto il mondo, e che lui ci ripropone da anni sui muri della città. E in questo caso appunto in mostra abbiamo anche una sua opera che ha proprio uno specifico contenuto sul un richiamo al passato, con un cherubino che lancia una freccia su un drone di controllo, quindi insomma quello che fa sempre la street art, quindi attualizzare, o molto spesso almeno attualizzare temi con un rimando comunque all'arte e anche alla sua storia. Una domanda, quattro esperienze umane e professionali diverse che si sono coagulate in questa esperienza di galleria. Ci potete dire qualcosa di riferimento a questo? A come è nata la necessità di proporre in una galleria a Livorno la street art pop? L'idea del coagulo è proprio ci si addice, no? A volte sì, questa cosa del sangue denso che poi si raggruma, sì, e si concretizza, un'unione di cellule, no? Poi la cellula è un uovo, quindi siamo state noi a metà tra
un cancro contaminatore e qualcosa, non lo so, così, però propositivo, sicuramente invadente. La street art, poi lascerò la parola ai miei colleghi, noi ci occupiamo di street art da 15 anni quasi, siamo partite da cose molto illegali fino ad arrivare nel 2015 con un grande festival a Cascina, il primo festival di street art della Toscana, ha visto 50 artisti tutti in una volta sola lavorare insieme per le strade di quel posto, e quindi poi Livorno è il posto dove viviamo, è stata una conseguenza naturale quella di portare qui quella che è stata la nostra esperienza di vita artistica. Conseguenza naturale anche di una grande e forte amicizia che si rinnova ogni giorno e che fa scoprire lati di noi e che ci fa essere una squadra composita con abilità diverse e che quindi non si scontra mai ma si incontra sempre crescendo. Di fronte alle grandi polemiche dei nostri muri ci esponiamo proprio per farci vedere, perché siamo delle artiste esibizioniste. Tutto ha iniziato lei con il grande pesce di 27 metri e poi siamo arrivati col grande murale del Re della Ruina da Madrid, che è arrivato a Livorno a invaderci di colore, e ci esponiamo e siamo vittime sia di tanti e troppi applausi che di critiche, ma l'amicizia ci unisce e anche la voglia di andare avanti, perché noi creiamo mondi e guadagniamo della nostra fantasia e quindi troviamo sempre uno spazio per curarci. La caratteristica della street art o dell'arte urbana, che poi c'è differenza, vabbè, se ora non siamo qui a tenere una lezione di storia dell'arte, però tra arte urbana e street art ce ne corre. La street art è illegale e ha bisogno dell'illegalità, vive di notte e viene fatta a proprio rischio e pericolo. L'arte urbana è l'evoluzione borghese della street art, ovvero si mette un paio di pantaloni eleganti e va con tutte le autorizzazioni a dipingere su grandi muri, ci servono permessi, sovrintendenti, segretari e sovrintendenti e tutto quello che ne consegue. Poi la street art sia un linguaggio giovane, anche se devo dire che secondo me tutta l'arte è giovane, nel senso non c'è un'arte giovane e un'arte non giovane, l'arte o è giovane o non è arte, cioè nel senso o tutto il quadro è contemporaneo, immagino, no? Perché ha una nuova vita tutte le volte che lo rivedi, quindi non muore mai.